Buonasera, la nostra associazione Vivere in Salute questa sera vuole presentare qualcosa di particolare con Sandra che parlerà del coaching e io ne approfitterei subito per chiedere se il coaching può essere utile per la salute. Direi di sì, direi di sì perché ci sono state delle altre esperienze proprio di team coaching e coaching individuale per la salute. Se il coaching è un accompagnamento, allora si può accompagnare la persona o il gruppo di persone che hanno una malattia, una patologia, una sofferenza dentro un percorso per attivare le risorse per la guarigione. Quando ci si ammala, si ha la diagnosi, si hanno le terapie mediche, si fanno tutti i protocolli che il medico ti prescrive chiaramente o l'ospedale, ma non si attivano molto spesso altre risorse che la persona è portatrice, risorse interiori e risorse anche con capacità che di reagire alla malattia, di poter anche accompagnare il processo e favorire e migliorare il processo delle terapie per la guarigione. E ci sono esempi anche molto comuni che quando una persona è malata, se si definisce solo come malata e in cura, fa fatica, fa molta fatica. Mentre se sia una persona che ha una malattia, ma è una persona, tutto il resto funziona, magari quell'organo, quella situazione non funziona, tutto il resto sì. Allora, potenziare la soddisfazione, potenziare i talenti, potenziare la creatività, dà la possibilità alla persona di tirar fuori un'energia molto importante, che l'aiuta anche e favorisce la guarigione. Grazie. Un'altra domanda, è molto importante per noi, visto che i nostri soci, i nostri clienti spaziano dal bambino alla persona adulta. Il coaching può essere utile anche per, è considerato gruppo, una famiglia? Cioè una famiglia, tu potresti fare del coaching ad una famiglia? Sì, io non lo faccio, non ho questo addestramento per il coaching di famiglia, faccio individuale, di team coaching, così, ma per esempio la mia grande maestra coaching, che è la direttrice della scuola di Life Coaching di Roma dove io ho fatto il master, interviene soprattutto nelle famiglie dove ci sono adolescenti, passa qualche giorno con una famiglia, lavora con gli adolescenti e lavora naturalmente con la famiglia con ottimi risultati. Ed è un approccio molto interessante perché non ha niente di non è neanche psicoeducativo. Classico, ma è un intervenire nella famiglia per in qualche modo mettere insieme la famiglia e far scoprire alla famiglia delle potenzialità, delle risorse che normalmente non vedono e non vivono, perché sono intrappolati nel problema. Spesso si rimane intrappolati nel problema e non si vedono le soluzioni. Il coach ti accompagna a vedere quali sono le soluzioni possibili per uscire da questo gap, da questa situazione, ma così vale su tutto, può essere una relazione sentimentale, può essere un matrimonio, può essere delle situazioni anche di conflitto del lavoro, si è talmente centrati nel problema che non si intravedono le soluzioni e quindi si rimane costantemente bloccati. Allora, cambiare visione, cambiare paradigma, andare a trovare altre possibilità e quindi un fatto mentale, di cambiare pensiero, di utilizzare il pensiero come risorsa. E quindi se hai un'altra visione, un altro pensiero, avrai un'altra azione e quindi cambi la situazione. Da soli qualche volta è un po' difficile. Ecco perché un coach può essere di stimolo perché ti accompagna in alcuni momenti particolari della vita. E non è un accompagnamento molto lungo. In genere i coach sono molto brevi. Per essere efficaci sono brevi nel tempo e ti riproietti e poi cammini con le tue gambe.
Grazie Santo, grazie veramente, così impariamo ad allenare.